Sì. Dopo il passo falso di Annette Brulan, il veterano Philippe Garrel fa autocritica e torna alle origini con un lavoro elegante e misurato. E dove vuoi che vada? La gelosia, presentato in concorso a Venezia 70, non si discosta di molto dai temi trattati nelle sue precedenti opere, ma il regista ritrova un'asciuttezza preziosa che lo allontana dal debordante patetismo a cui era approdato. Forte. Chi dei due era più innamorato, tu o papà? Il tuffo nel passato evocato dal bianco e nero è funzionale alla volontà di Philippe Garrel di raccontare la storia d'amore del padre trentenne, già separato dalla madre, per un'altra donna. In un gioco di specchi familiare, il regista decide di mettere alla prova il figlio lui, presenza costante del suo cinema, affidandogli il ruolo del nonno e affiancandogli la sorella nel ruolo di confidente, mentre la sua nuova compagna, misteriosa e volubile, è interpretata con grazia e decisione da Anna Mouglalis. Buongiorno. Buongiorno. Se un giorno ci tradissimo, pensi che ce lo dovremmo dire? Sei davvero... I continui tentativi dei personaggi di vivere fino alla fine i propri sentimenti nascondono una più profonda riflessione sul lavoro dell'attore e sul binomio arte-vita, che qui, più che esplicitata, viene suggerita nei momenti in cui lui, Garrel, si ritrova da solo alle prese col proprio lavoro. Non vuoi più. Riflessione che ovviamente coinvolge a un livello profondo lo stesso Philippe, figlio e padre d'arte, impegnato da una vita a preservare l'equilibrio tra realtà e finzione. Mondo in tutte le sue possibilità. Io voglio restare viva fino al giorno in cui tutto sarà veramente finito.